Sono pronto a piangere per Here to Play, ma diciamo non piangiamo troppo presto, diciamo così. Ancora è da capire un attimo due cose. C'è speranza. Allora, beh, parliamo anche di questa cosa qua, parliamo di Here to Play. Alcuni di voi lo sanno, forse alcuni no, mancano 20 ore. Non manca neanche un giorno alla fine della campagna Kickstarter di Here to Play. Here to Play, mancano 18 ore alla fine della campagna, con grossissimi, a meno che non succeda veramente un miracolo di Natale, tipo film americano, non credo che raggiungeremo il goal. Siamo a praticamente un terzo come dire, insomma, a un terzo della raccolta dei fondi e mancano 18 ore. È una campagna che è durata 45 giorni, se non mi ricordo male, quindi insomma, diciamo che il suo tempo l'ha avuto. E qual è il. Quindi vuol dire che non raggiungeremo il goal di questa campagna. Cosa significa questo? Here to play non si farà? Here to play che fine fa? Il progetto, tutti questi ospiti che ho annunciato. Ci saranno? Non ci saranno? Che faranno? Ancora non lo sappiamo bene neanche noi. E con noi intendo, perché Here to Play, nonostante sia un progetto dove c'era la mia faccia nello schermo, è sempre stato un progetto condiviso. Condiviso fra me e Lorenzo e anche Luigi e Bove. E ne parleremo nei prossimi giorni. Ci siamo dati appuntamento alla fine della campagna per parlarne, perché ci dispiace non fare più Here to Play. È un progetto a cui tutti e tre credevamo tanto, molto. È un progetto, sì, ovviamente è un progetto ambizioso e tu, come tutte le cose ambiziose, sono rischiose, ok? Non ci sono le cose ambiziose comode, ok? Era un progetto che tutti mi dicevano: "Ah, Nico, nessuno ha mai fatto questa cosa come te su internet dei giochi da tavolo. Te sei l'unico che l'ha fatto." E c'è un motivo per cui sono l'unico che l'ha fatto, perché io sono il più stupido di tutti. Tutti gli altri hanno seguito il percorso già battuto, no? Hanno fatto la strada comoda, fra virgolette, ok? Non è che gli sto dicendo: "Oh, hanno scelto la strada più facile." No, è normale. È normale scegliere la strada più facile, ok? Non mi fraintendete. Internet è pieno di apritori di scatole, ok? Che a riprendersi mentre si apre una scatola non ci vuole niente. È pieno di persone che si limitano a far vedere i componenti e a leggerti in maniera rivista il regolamento senza andare ad aggiungere niente dal punto di vista creativo. Riprendendosi seduti così a un tavolo mentre parlano e inquadrano i componenti. Io volevo fare una cosa differente, che nessuno aveva mai fatto, ma c'è una ragione per cui nessuno l'ha mai fatto. Un progetto come Here to Play è un progetto che costa molto tempo e costa molti soldi, molte risorse, chiamiamole così, risorse, perché il tempo, i soldi e la fatica e tutto quanto. E il goal che ci eravamo prefissati per la seconda stagione non era un goal esosissimo, cioè era lo stretto indispensabile che ci serve, che ci sarebbe servito per fare Here to Play come avremmo voluto farlo. Banalmente, all'interno di quei costi, all'interno di quella cifra, cosa c'era? Ci sarebbero state le attrezzature, ok? Perché serve anche quella. Avremmo smesso di noleggiare una delle telecamere, perché per tutta la prima stagione abbiamo preso in prestito, noleggiato una telecamera, una delle telecamere che utilizziamo nelle riprese, piccolo dietro le quinte. Nelle puntate di Here to Play ci sono quattro punti macchina. Sono tre punti macchina del tavolo e un punto macchina dall'alto. Ok, quindi c'è un'inquadratura totale che riprende tutto il tavolo, un'inquadratura a destra che riprende i giocatori sulla sinistra e la telecamera a sinistra che riprende i giocatori sulla destra. Poi c'è la telecamera dall'alto che riprende il tavolo dall'alto. Sono quattro punti macchina. Uno di questi punti macchina era una telecamera presa in prestito, era in affitto.
Ok, quindi avremmo smesso di affittare quella telecamera. Le luci, banalmente, le luci che io ho già acquistato e ho pagato. Io sarebbe stato un, chiamiamolo, ritorno di investimento, mettiamola così, ma neanche, non è un ritorno di investimento, però avrei ripagato quello. Insomma, tutta la parte di attrezzatura che ci sarebbe servita per girare il 2Play, i costi per il tempo, ovviamente, delle persone, mio e di Lorenzo, per la scrittura, l'editing, cioè per la produzione e post-produzione, banalmente. Cioè, se ci pensate, anche solo il tempo per coordinare gli ospiti, per farli venire qua, per contattarli, per cosarli, perché voi la vedete facile, voi dite, vabbè, sono amici tuoi, no? È come organizzare una cena. Ma non sono tutti amici miei, io non voglio, il mio obiettivo non era continuare a fare to play fra amici, ok? A invitare, ho cercato questa edizione di invitare meno amici stretti possibili, ok? Più persone fuori dalla Toscana per rinfrescare un pochino la cosa, no? Persone molto più fuori dal mondo dei giochi da tavolo, banalmente, anche. E anche quello è tempo che serve trovare gli ospiti. Avevamo contattato le coliche, avevamo contattato, cazzo ne so, cioè avevamo, insomma, un po' di persone da contattare, c'erano. Banalmente anche il costo dell'affitto dello studio, la campagna doveva coprire anche quei costi lì, e per 6 episodi, fra appunto il tempo mio, il tempo di Lorenzo, pagare anche lo spostamento degli ospiti, farli venire qua, eccetera eccetera, capite che non è si raggiungono molto velocemente perché voi vedete 15.000 euro, ma da quelli togliete le tasse e togliete come si dice, la quota di Kickstarter. E Kickstarter si prende un 10%, sono 1.500 euro solo su, quindi diventano 13.000, poi togli le tasse, diventano ancora meno, e raggiungi facilmente quella cifra lì per 6 puntate. Quindi non è che c'è da dire, ho fatto un goal altissimo, irraggiungibile, perché purtroppo era quello che serviva per fare Air to Play. E per fare Air to Play come avremmo voluto farlo. Quindi non dipendenti dalle case editrici, non dipendenti dagli store online, non dipendenti da niente, ok? Autoprodotti, veramente autoprodotti. Purtroppo, anche perché anche con le sponsorizzazioni, come per la prima stagione di Ear2Play, i soldi degli sponsor non bastavano per niente. Io, anche banalmente, i soldi per spostarmi, per mangiare, per che cazzo ne so, per le cazzate da mettere dietro se dovevo comprare qualche cosa, ci ho messo di tasca mia, ok? Per andare a Roma a girare la puntata di Bang, la benzina, il casello e tutto quanto, l'ho pagati io, li ho pagati con i soldi che guadagnavo col mio lavoro. Quindi i soldi servono, quelli servono. E quindi qual è il punto adesso? Ear to Play che fine farà? Ora che il Kickstarter non finirà, non riusciamo a raccogliere i soldi col Kickstarter, noi proveremo comunque a farlo. Sicuramente non lo faremo come avremmo voluto farlo, lo faremo peggio, ok? Su questo ho pochi dubbi. Lo faremo con meno controllo creativo. Avremo bisogno dei finanziamenti delle case editrici, a cui dovremmo chiedere una cifra più alta, perché va bene, era la prima stagione e lavoravamo per molto 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 meno. Adesso magari chiederemo una cifra un pochino più importante, che comunque sarebbe la metà di quello che servirebbe per fare una puntata di Ear to Play. Niente, questo staremo a vedere. Dovremmo chiaramente sottostare al volere delle case editrici, quindi banalmente non potrò far vedere cose che le case editrici non vogliono che si vedano, si sentano, o vengano associate al proprio prodotto. Quindi magari, che ne so, banalmente non potrò fare la puntata in cui Dario a un certo punto si spoglia nudo,
cioè, perché la casa medici mi fa, ma te sei di fuori? Perché questo video lo vedranno anche, che ne so, banalmente, la casa editrice che è la casa madre, e se vedono che il prodotto è, che noi abbiamo sponsorizzato un contenuto del genere, ci rompono le palle, capito? Quindi non ho il controllo creativo come avrei voluto, e questo per me è il più grosso trade-off per non essere autoprodotto. È il più grosso uncut version per Discord. Wondery, non ha senso. Che senso ha fare l'uncut version per Discord? Cioè, capiscimi, cosa ne traggo ad avere una cut version soltanto per Discord? Comunque mi dispiace un sacco per il mancato raggiungimento del gol della campagna. Sono contento che comunque il tuo play si faccia. Questo ancora è da vedere. Anche se non come volevi tu, e magari in una versione più censurata. C'è un modo per finanziare comunque la campagna senza per forza avere il raggiungimento del gol, magari tramite Ko-fi. C'è Patreon, banalmente, no? Ma per dire, anche lì, con Patreon, quanto ci tiri su? Concretamente, intendo. Poi in cambio di cosa? Non ha senso economicamente per i tempi. No, esatto, veramente, ce lo dico sinceramente. Fare una versione uncut significa fare due edit diversi, ok? E è tempo in più. Purtroppo per quello non scherzavo. Ah, per Sara, ragazzi, io sono convinto che Sara verrebbe con tutta la volontà del mondo, con tutto il cuore, lei verrebbe qua, si dividerebbero le spese del viaggio con gli altri due di Intail, sarebbe una cosa fra... però sarebbe una cosa fra amici, capite? E niente, Patreon siamo sempre noi stronzi. E infatti, cioè, banalmente, io vado a guardare chi ha supportato Ear2Play nei pledge più alti e banalmente vedo 28 più 12, 50, sì, 50, 40 su 41 persone. 41 persone vuol dire che le persone che sono in questo momento a guardare la live sono di più, ok? Però lo capisco, cioè, nel senso, un conto è dire ok, metto questi soldi, un conto è guarda live. Chiaramente non avere il budget mi limiterà molto nella scelta degli ospiti, banalmente, anche per dire perché nella prima stagione erano tutti toscani o romani quando siamo andati a Roma. È perché, ragazzi, che fai? Fai venire uno da... cioè, Poli è l'unico per cui abbiamo pagato il biglietto del treno, per farlo venire. Cioè, che fai venire uno da Milano... gli fai spendere 150 euro tra treno e cazzi vari e non gli dai nulla, che ti viene a fare un favore? Cioè, ti viene a fare un favore e vai a spendere 150 euro? Cioè, mi dispiace, mi gira il cazzo, a me. Cioè, a me mi girerebbero le scatole se mi dicessi, guarda, vieni a darmi una mano a Milano a fare questa cosa, non ti do niente. È un conto se vado a Pisa da Dario a Pontedera, che è mezz'ora da qua, 40 minuti e via. È un posto dove vado anche magari il venerdì sera a uscire. Il conto è Milano. E poi è lavoro anche per loro. Quindi è giusto che sia retribuito anche un minimo. Però così non si può espandere mai il pool delle visualizzazioni. Cosa intendi, Wondery? Si era sempre la stessa cerchia, insomma. E purtroppo sì. Ma infatti era quello lo scope del format. Cioè, io chiamavo le coliche, per dire. Chiamavo... cazzo ne so, fammi andare a vedere gli ospiti, però comunque chiamavo persone fuori dal mio giro appunto per avere questa possibilità qua, e non è per spammare me, perché non so io quello che sto cercando di vendere, perché vendere fino a un certo punto è per far scoprire i giochi. A me è dispiaciuto non poter donare, ma ho avuto spese improvvise, quindi mi sento in colpa. Non ti preoccupate, Rudy, ragazzi, non vi sentite responsabili. Non mancavano i tuoi 10 euro, Druddy, ma neanche i tuoi 100 e i 150. Capisci questo? Dico, durante Kickstarter c'è stato qualcuno che ha fatto la cazzata di mettere molti soldi e ritirarli solo per la gag? Non mi sembra.
Polybeat Down non ha portato gente nuova, no, nessuno. Vabbè, ma non mi aspetto che gli altri portino gente, ragazzi, non è così che funziona. Nico, ti si vuole bene, anch'io dispiaciuto, però non ti abbatte perché davvero quello che fai vale tanto. Il non raggiungimento non significa che il tuo progetto non valga. Ti si abbraccia fortissimo, ma lo capisco, cioè, Rento, è comprensibile. Non dico che il progetto non valga, è che c'è purtroppo un bel gap fra ciò che serve per fare il progetto e l'interesse che il progetto genera. C'è una discreta disparità fra questi due elementi. Cioè, banalmente, se fare questo progetto costasse, non di soldi, ma complessivamente tra il mio tempo, la fatica, la rottura di scatole e il tempo di altre persone, eccetera, eccetera, 10, e ci fosse un interesse di 15, è positivo. Però purtroppo non costa 10, costa 100 questo progetto, ok? Cioè, se io facessi video dove apro le scatole e giochi da tavolo, ok, e facessi 10 visualizzazioni a video, sarebbe comunque più positivo di una puntata di 2Play che di una puntata di 2Play che fa 1000 visualizzazioni, ok? Cioè, una puntata di 2Play che non raggiunge la doppia cifra delle views è oggettivamente un fallimento. Cioè, è oggettivamente purtroppo un sintomo. Se invece ne fo 10 per un video dove apro una scatola, fine. Cioè, non costa niente, non dà niente. In tutto ciò sono contento che continui con lo stream. Mi ero un po' emozionato negativamente al pensiero di non vederti più in live. Allora, parliamo anche di questo, parliamo anche di questa cosa. Ear to Play mi avrebbe permesso comunque anche di, sarebbe stato un lavoro, un grosso anticipo, mettiamola così, su il mio lavoro dei prossimi 6 mesi, ok? Ormai con le sub di Twitch non ci vado neanche in pari, ve lo dico, da sempre, ok? Nonostante io streami il doppio di quanto non streamavo prima, le sub, cioè le entrate si sono dimezzate. Quindi ai tempi dicevo, ok, se streamo di più, e non si sono neanche abbassate di troppo le views, per dire, no? Le views sono sempre le stesse. Semplicemente le sub sono diminuite. Comprensibile. Cioè, non giudico questa cosa. Quindi si va ad aggiungere alle difficoltà di sostentamento, chiamiamole così, del progetto. Quindi, bene o male, dovrò trovare un modo di avere altre entrate, oltre a quello qui. Ma è un altro lavoro oltre le live? Sì, però è sempre un lavoro relativo a quello di content creator. Faccio dei lavori per le case editrici di giochi da tavolo, tipo, per dire, giriamo uno spot ora a dicembre, ora fra novembre e dicembre giriamo uno spot, fra 2 settimane sono a Roma per ostare un evento dal vivo, insomma faccio queste cose qua. Come compagno pubblicitario, su quali canali siete andati oltre Twitch? Allora, per il governo ladro, il punto è questo, è che non è un progetto che può interessare a un pubblico casuale, ok? A chi può interessare un progetto come Ear to Play? Agli appassionati di giochi da tavolo, a chi segue me, o a chi segue me come content creator, o a chi segue gli ospiti delle varie puntate. Quindi diciamo che o avremmo dovuto fare una campagna molto aggressiva su, per dire, YouTube, dove c'è o su TikTok, porca miseria, o su TikTok dove c'è magari una discoverability un attimino più forte, per finire nei feed dei fan, di chi segue la roba che fanno gli ospiti, e quindi utilizzando i tag, utilizzando i nomi degli ospiti, riuscire a insinuarsi nei loro feed. Noi in buona fede abbiamo sempre pensato, va bene, gli ospiti magari diranno
che sono, annunceranno che sono ospiti nel format, perché il format è bello, il format comunque è, lo vedono che è una roba figa, una roba ben fatta, e quindi uno magari è contento di dire partecipo a questa cosa figa. Purtroppo così non è stato, e quindi niente, diciamo quella parte di pubblico ce la siamo persa, e buona parte credo sia anche questo uno dei motivi per cui non dico che non abbiamo raggiunto il goal, ma che siamo rimasti al 33%, 32%. Poi una stronzata, magari non te ne frega un cazzo, però ho iniziato a giocare da tavolo grazie a te. Ma tanti me l'avete detto, ma io sono contento. È il mio obiettivo, la cosa che, la mia mission, chiamiamola così, su internet. Iniziate a mangiare tonno tutti i giorni per comprarne altri. Vabbè, questo no, cioè sono contento che giocate e non vi dovete impoverire con comprando i giochini da tavolo. No, ma non è una magra consolazione, Renato Portento. Però la divulgazione dei giochi da tavolo, però per la divulgazione dei giochi da tavolo sei il migliore a farla, e io ti ringrazio, Renato Portento. Il risultato della campagna Kickstarter. Si è conclusa oggi la campagna Kickstarter di Here to Play con 13.361 dei 15.000 richiesti. Affrontiamo subito questa cosa molto rapidamente, tanto qui ci sono gli aficionados, e ho letto nel gruppo Telegram che qualcuno ha scritto, qualcuno ha trollato e ha messo 7.000 euro. Io chiaramente vedo chi mette i soldi, ok, vedo chi fa i pledge. E vi posso già dire che non era un troll. E questa cosa mi ha stupito non poco. Non era un troll, perché ho cercato il nome della persona. È un produttore. Il nome della persona che ha fatto il pledge, sono andato a vedere il suo profilo. Lui finanzia esclusivamente progetti di video, serie, web series, eccetera, eccetera. Sono andato a cercare il suo nome ed è un produttore, è un attore e produttore, chiaramente non è un nome noto, ok? Però è un produttore, c'è su IMDb, c'ha delle entry su IMDb, dei film, per cui lui ha lavorato sia come interprete che come produttore, e infatti quella cosa ci ha non poco disorientato, diciamo così. Non era Max Nascente, gatto, non era Max Nascente, un Max Valente, è sbagliato, comunque credo tu volessi dire Max Nascente. Non era Max Nascente, Max Nascente è il regista, non è produttore. Il regista Max Nascente. Allora, ragazzi, chiaramente all'ultimo minuto sono arrivati altri pledge, perché le persone, perché su Kickstarter molti cosa fanno? Hai la possibilità di mettere un promemoria. E Kickstarter ti manda un'email quando mancano 24 ore alla fine della campagna. Così che te sai, dici, ok, voglio finanziare il progetto, ma non adesso, mi detto il promemoria. E poi alla fine mi arriva l'email. Molto probabilmente alcuni hanno fatto questa cosa, sono arrivati dei pledge in coda, ed è arrivato questo grossissimo pledge a quanto pare un produttore. Non dirò chiaramente il nome, perché altrimenti insomma, si rischia di... Non voglio esporre questa persona, però ha stupito sia me che Luigi che Lorenzo, Bove che Lorenzo. C'è stato questo interesse da parte del produttore. Io oggi pomeriggio ho fatto una riunione insieme al resto del team, diciamo, di Here to Play, insieme a Luigi e insieme a... per decidere il futuro di Here to Play, ok? Nessuno di noi vorrebbe buttarlo nel cestino, perché è un progetto che secondo me, secondo tutti noi, ha un grosso valore. Bisogna andare soltanto a toccare i tasti giusti. Quindi diciamo che per ora la nostra intenzione è andare altrove, mettiamola così, ma non fisicamente, ok? Non andremo all'estero a proporre il Here to Play, o meglio, ci andremo a proporre in maniere diverse. Andiamo a cercare un produttore, mettiamola così. Andiamo a cercare un'azienda che produca la serie, mettiamola così. Faremo il percorso classico, mettiamola così. Aspetta, Nico, quindi c'è possibilità che Here to Play diventi realtà? Diciamo che non ci stiamo arrendendo. La via ottimale, che poi è ottimale fino a un certo punto, perché comunque saremmo stati comunque in ristrettezze economiche.
e poteva scoprire prima mannaggia la puttana, ma molto probabilmente lui aveva messo il promemoria, poi te considera che su Kickstarter, perché è una persona che viene da Kickstarter, non viene da Twitch, non viene da molto probabilmente l'ha visto perché era fra le campagne in scadenza, perché chiaramente Kickstarter dalla vedi prima le campagne, vedi quelle appena iniziate e quelle appena finite, è per questo che c'è questo limbo nel mezzo, c'è questo stallo nel mezzo, perché comunque anche a livello di visibilità la piattaforma ti dà visibilità all'inizio e alla fine della campagna. Sono contento che stai bene, guarda, è importante essere stimolati e vogliosi di fare, diciamo, sì sì, diciamo che questo progetto qua, che è quello, allora, i miei progetti in ballo in questo momento sono, appunto, il fra due settimane sarò a Roma per Bang, per il mondiale di Bang, già quello mi divertirà sicuramente, ma e poi a dicembre dovremo fare questa cosa qua, perché abbiamo una scadenza molto molto vicina, cioè ci hanno veramente dato il lavoro e la scadenza super a ridosso, cioè una produzione del genere così a breve non è facile da fare, però fortunatamente è uno spot, quindi è una cosa breve, le idee comunque in un brainstorming rapidissimo fra me e Lorenzo oggi ci sono venute in mente proprio a cascata, ma tempo 10 minuti, siamo per queste cose, fortunatamente siamo abbastanza frizzanti, mettiamola così, se siamo nella giornata giusta, specialmente io che purtroppo dipendo molto da, io non sono il pilota di questa cosa nella mia testa, quindi mettiamola così. Nico, Suca in ritardo, mi spieghi cosa cazzo è successo al Kickstarter? Nulla, praticamente l'ultimo oggi all'ora di pranzo è arrivata questa persona che ha donato 8.000 euro e non è un troll, perché sono andato a cercare il suo nome ed è un produttore cinematografico. Non è un nome, cioè non è enorme come nome, ma ha sotto la cintura più di un film. È quello che ha detto anche Luigi. Ma si vede che lui ha detto no, io metto 8.000 euro, poi vediamo. Dico, ti ricordi che ieri sera dissi che serviva qualcuno che buttasse di un 10k per il meme? Ma io sono andato a fare la battuta da Dario. Dario ha scritto, Dario hai 10k d'avanzo? Gli scrissi. E lui mi fa, guarda Nico, se hai bisogno dimmelo. Io ho detto, cioè ho detto, io ho pensato, ma io non sono una persona che ama indebitarsi, ok? Cioè, io sto con l'ansia se so di avere debiti. E quindi cerco di evitare di avere debiti. Sia di favore, chiamiamoli così, che economici, più che quelli economici mi pesano, quindi non mi permetterei mai di chiedere soldi a Dario, anche se so che può darmeli. Vivrei col peso la cosa di dire oddio, mi sentirei un ratto. Dico, guarda, l'importante è non perdere speranza. Ciao Druddi, io che cerco di essere sempre positivo nonostante sia difficile, però penso sia necessario. Ti auguro una grande fortuna per il futuro, Nico. Lo spero tanto anch'io, Druddi, lo spero tanto. Diciamo che non ci siamo arresi, non ci stiamo arrendendo. Diciamo che se è possibile stiamo cercando di spararla ancora più in alto, mettiamola così. Se va bene, cioè se questa cosa va in porto super, cioè se questa cosa va in porto è veramente super come cosa, però è un'altra cosa ambiziosa. Diciamo che era più, per me era più verosimile il crowdfunding, cioè il fatto che banalmente siamo 65 persone, se 100, fai conto, qui in live il venerdì lo Zero Content siamo 150 persone, se tutti mettessero i 50 euro dell'Ear to Player saremmo arrivati a, insomma, a una cifra dignitosa. Poi ci sono quelli che avrebbero messo di più, quelli che avrebbero messo di meno, però comunque se si può dare una mano in qualche altro modo. Allora, se la cosa va in porto, la cosa che abbiamo in mente, che è ancora in fase super embrionale, però ci dobbiamo muovere molto velocemente, va in porto, non credo che ci sarà bisogno che diate una mano. Cioè, la mano che potete dare è andarla a vedere. È un peccato, a sto punto fossi stato in te, ce li avrei messi io, così almeno Here to Play si basava sui 13k. Ci abbiamo pensato, Canrogi. Però è tosta. Era 15k tolte le tasse e la quota che si prende Kickstarter era il minimo indispensabile che ci serviva per fare la serie. Anche 1000, 2000, 3000 euro in meno sarebbero stati pesati. 3000 euro sono tanti, ragazzi. La cosa che avete in mente non è una rapina alla posta, vero? No, non è una rapina alla posta.